Chiedo scusa Claudio Corti, perché ci ha raggiunto l'eroe della giornata, Filippo Zana. Hai gli occhi lucidi o sbaglio? Diciamo che è un sogno per me, non avrei mai pensato di essere qui e niente. Diciamo che quest'anno ho preparato, penso, con la squadra, devo ringraziare tutta la squadra, Marco Pinotti e tutti, perché l'abbiamo preparato molto bene e niente, penso che tutti i sacrifici fatti stanno dando i suoi frutti, ecco. Raccontacela questa giornata. Ma avevamo l'idea di entrare sulla fuga, si arrivava, e poi sicuramente c'era da difendere anche Dunbar, che è nella classifica, però sì, avevo l'opportunità di giocare comunque le mie carte se la fuga andava, e niente, così è stato. Poi qui nel finale, diciamo, ho fatto un piccolo attacco, poi ho visto che comunque Pinocchio aveva le gambe per rispondere, e quindi ho cercato di fare il furbo, stare un po' a ruota e cercare di spuntarla in volata, e dai, è andata bene. E quanto è bello vincere una tappa così prestigiosa con questa bellissima maglia di campione italiano. Aggiungiamo ancora un po' di pepe a questo piatto eccezionale. Ah, è un sogno, è incredibile, non ci credo ancora, devo ancora realizzare questa vittoria, e niente, è bellissimo, e quindi cerco di non so neanche io sono senza parole, perché è assurdo, non ci avrei mai pensato. C'è una dedica per questa vittoria? Ma la dedica a tante persone, c'è la famiglia, c'ho qui anche mio papà e miei zii, mia fidanzata, poi c'è tutta la squadra, che niente, penso che tutti loro, il mio manager, tutti loro abbiano contribuito a questa vittoria, sono stati vicini nei momenti magari un po' di difficoltà, e poi hanno cercato, insomma, di farmi arrivare qui al meglio, e quindi devo ringraziarli tutti, e penso sia per loro tutta questa vittoria, ecco. Grazie mille, Filippo, e congratulazioni. Grazie.